tradizionalmente il problema degli allagamenti delle case che sono a valle di Via del Circuito, tra il confine tra Pescara e Sportore, subiscono allagamenti ed ingenti danni ad ogni fenomeno atmosferico rilevante. Ricorderete quando nel 2013, tra novembre e dicembre del 2013, l'esondazione proprio del Fosso Grande causò danni ingenti, addirittura venne anche il capo della Protezione Civile Nazionale a vedere questa situazione. La stessa cosa si è riverificata il 10 luglio con la grandinata. Qui sono le foto, potete vedere, diciamo, come erano ridotte le case e non solo le case, anche le attività che ci sono a Via del Circuito. Molto di questo problema naturalmente dipende dalla pulizia del Fosso Grande, che è il fosso che è alle nostre spalle, che corre e fa da confine tra Pescara e Sportore, ma che a monte corre anche su Monte Silvano e arriva fino al fiume Pescara. Ora, nel 2013, dopo quella famosa alluvione, è stata la Regione Abruzzo a progettare, progetto del 2015, lavori iniziati nel 2017, investì 600.000 euro per rimettere a posto gli argini che sono a monte di Via Francia, quindi tra Pescara e Sportore, e poi per ripulire tutto quanto il fosso. Ora la situazione del fosso è quella che vedete alle nostre spalle. È vero che non c'è una competenza diretta della Regione Abruzzo, è vero che la competenza è a cavallo tra il comune di Pescara e quello di Sportore, ma è altrettanto vero che questi comuni si trovano in una situazione economica molto molto difficile. Noi chiediamo che la Regione, così come ha fatto nel 2015 e nel 2017, intervenga stanziando una cifra che si può aggirare intorno ai 300.000 euro per ripulire questo fosso. Ripulire questo fosso significa quantomeno mettere in sicurezza tutte le case che sono a valle. E poi naturalmente chiediamo sempre alla Regione Abruzzo di fare una regia tra il comune di Pescara e quello di Sportore per fare in modo che si progetti anche una diversa affluenza del fosso all'interno del fiume Pescara, perché un altro problema è proprio questo: quando si alza il livello del fiume Pescara il fosso non riesce più a scaricare, ci sono problemi per tutte queste case che vedete qui intorno. Insomma, c'è un lavoro lungo da fare, però nel breve periodo occorre intanto programmare la manutenzione e la pulizia di questo fosso, e per farlo occorrono 300.000 euro che noi chiediamo alla Regione Abruzzo di fare. Lo chiediamo perché molti residenti, soprattutto quelli che sono a valle di Via del Circuito, ad ogni allerta meteo purtroppo passano la notte svegli ad affrontare tutte le problematiche che ci sono. Prima che risucceda un ulteriore danno, noi chiediamo alla Regione Abruzzo e ai comuni di attivarsi.